Avis Fanno si appresta a compiere 70 anni e per questo continua la sua collaborazione con gli istituti scolastici fanesi. La decisione della dirigenza è quella di cambiare la propria veste grafica. Per questo è stato lanciato un contest dedicato agli istituti scolastici, in particolare all'Olivetti Seneca e al Liceo Artistico, per la realizzazione di un progetto speciale. Quest'oggi presentiamo un contest che abbiamo lanciato presso alcuni istituti del nostro territorio perché vogliamo che i giovani, siano protagonisti, come lo sono sempre stati, siano protagonisti in questo 2020, anno in cui l'Avis di Fano celebra i suoi 70 anni. Quindi all'Istituto Grafica Olivetti, Grafica Seneca dell'Olivetti e al Liceo Artistico abbiamo proposto di elaborare il logo che attraverserà tutto l'anno e che contrassegnerà anche gli anni successivi. Perché? Perché crediamo che i giovani meritino il pieno impegno da parte nostra, dal momento che con i giovani da alcuni anni abbiamo avviato un proficuo lavoro di collaborazione. Siamo nelle scuole superiori da almeno 7, 8, 9 anni in maniera sistematica. Facciamo dei percorsi di informazione e formazione e ci inseriamo proprio nel progetto formativo della scuola e devo dire che i giovani ci danno molta soddisfazione. Ci danno molta soddisfazione perché molti di loro acquisiscono i concetti del corretto stile di vita senza rinunciare a nulla di se stessi, senza rinunciare a nulla dell'essere giovani, il piercing, il tatuaggio, eccetera, ma corretti stili di vita acquisiscono il concetto della solidarietà, il concetto del dono. Molti di loro sono diventati donatori. In questi ultimi anni, penso che sia un dato piuttosto interessante, oltre 360 giovani, compresi fra i 18 e i 25 anni, sono diventati donatori e il fatto più clamoroso, più importante, è che 37 di questi giovani sono nati nel 2000 e addirittura 5 sono nati nel 2001, quindi direi che i risultati sono di piena soddisfazione e sono ricchi di prospettive per il futuro.